Noi agricoltori del Teramano siamo uguali a quelli di Milano, del Veneto, della Lombardia e di tutta la nazione. Siamo agricoltori, quindi è generale. Ci sarebbe da fare una riforma completa dell'agricoltura, però noi al momento chiediamo dei prezzi giusti sia al consumatore che a noi produttori e non li abbiamo. Abbiamo dei ricarichi paurosi e alla fonte non ci danno nulla. Parliamo di centesimi, di spiccioli e i costi di produzione sono molto più elevati di quello che noi ricaviamo. Dei nostri amici intorno a 1.500, 2.000 saranno già a Roma, andremo anche noi. Oggi avevamo indetto questa manifestazione, ma gli andiamo a dare manforte, già sono lì e arriveremo anche noi. Ognuno di noi è l'agricoltore, sfama tutto il mondo, senza di noi la gente non mangia. E se noi non possiamo lavorare la gente va a finire male. In provincia di Teramo c'è soprattutto la selvaggina che ci distrugge tutti i raccolti, ci distrugge tutto. Però poi le difficoltà nazionali e europee che non ci permettono più di trarre reddito da questo lavoro. Quindi non riusciremo più a dare cibo genuino, soprattutto questo è fondamentale, cibo genuino a tutto il popolo. L'Europa ci mette sempre nuovi paletti su restrizioni ai pesticidi, su come dobbiamo coltivare i nostri terreni, quante ne dobbiamo lasciare incolti a seconda delle loro volontà. Poi permette che tutti i paesi fuori dall'Unione Europea portino qua le loro merci senza controllo, con il doppio di pesticidi che quello possiamo usare noi, con il doppio di concime, senza rispettare alcune regole. E questa crea una concorrenza sleale per noi, perché noi non ce la facciamo più. Noi abbiamo dei taglianti, dei trattori che oramai costano 800 euro e c'è bisogno di 40 quintali di grano per poter pagare un solo tagliante o un trattore, perché dobbiamo rispettare Euro 5, Euro 6, Euro 7, tutto quello contro l'inquinamento. Poi però ci troviamo la concorrenza e loro non fanno niente per tutelare il prodotto europeo.